Lotta all'inflazione. La Federal Reserve americana ha alzato i tassi di interesse al massimo degli ultimi 22 anni. La decisione di aumentare i tassi di un quarto di punto percentuale tra il 5,25% e il 5,5% arriva dopo che un mese fa la Fed aveva interrotto il suo ciclo di rialzo dei tassi. Si tratta dell'undicesimo aumento dall'inizio del 2022, quando la Banca Centrale Americana ha iniziato ad aumentare i costi di indebitamento con l'obiettivo di allentare la corsa verso l'alto dei prezzi. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. L'economia statunitense è rimasta solida nonostante gli 11 rialzi dei tassi attuati dalla Fed, il ciclo di rialzi dei tassi più aggressivo degli ultimi 40 anni. Le assunzioni sul lavoro sono un po' rallentate, ma il tasso di disoccupazione è ancora vicino al minimo storico. L'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve precede un ulteriore aumento anche da parte della Banca Centrale Europea, sotto pressione per le critiche anche politiche per porre fine a questa escalation infinita. Le banche centrali dell'Eurozona hanno riportato un forte calo della domanda di prestiti al livello più basso mai registrato. Stessa diminuzione anche per le domande di mutui per la casa. Tuttavia la BCE rimane determinata a riportare l'inflazione al di sotto dei recenti massimi storici, raggiungendo l'obiettivo del 2%, il che significa che l'aumento dei tassi continuerà.